Campioni d'inverno al 100%, campioni a maggio al 99,9%. Buonasera, benvenuti a Calcio e Calcio tredicesima puntata stagionale. Siamo in diretta come ogni lunedì qui dallo studio centrale di Teleducato. Allora, è noto, il Parma ha conquistato con due giornate d'anticipo, grazie alla vittoria di ieri contro il Ravenna, il titolo di campione di inverno. E insomma, la squadra, diciamolo, al di là della prudenza legittima, comprensibile, per certi versi anche doverosa da parte degli addetti ai lavori, dell'allenatore, dei dirigenti e dei giocatori, ecco, al di là di questa prudenza, in tasca c'è già anche la conquista del campionato. 7 i punti di vantaggio dalla seconda, l'Alto Vicentino, ma è soprattutto un Parma che non dà alcun segno di cedimento, una squadra che ha un organico davvero super. Risultato quello di ieri, 3-2, peraltro bugiardo, perché se ad un certo punto il Parma si fosse portato sul 5 o sul 6-0, credo che non ci sarebbe stato nulla da dire. Poi insomma, qualche episodio un po' rocambolesco, sì, magari un pochino di deconcentrazione nel finale, hanno favorito la parziale rimonta del Ravenna. Ne parleremo, punteremo questa sera anche i riflettori su due giovani elementi crociati che ieri sono stati protagonisti. Uno addirittura è andato in gol, Michele Messina, prodotto del vivaio dell'Atalanta. L'altro è Simonetti, centrocampista dai piedi buoni. Finora era rimasto ai margini del gruppo, aveva giocato solo in Coppa Italia, invece nelle ultime due partite a Rovigo e ieri è stato provato dal primo minuto con un'ottima impressione. Parleremo anche di attacco, parleremo di Barai, di Melandri, che sembrano essere stati completamente tolti dal mercato, nel senso che le loro prestazioni, il fatto che siano stati impiegati ha allontanato qualsiasi tipo di voce relativa al mercato. Però attenzione, la società proprio in queste ore sta attendendo di capire l'entità dell'infortunio muscolare di Matteo Guazzo per fare delle valutazioni proprio sul fronte mercato e proprio per quanto riguarda il reparto offensivo. Non dovrebbe comunque trattarsi di nulla di particolarmente grave per quanto riguarda Matteo Guazzo, ospite, lo ricordiamo, lunedì scorso proprio qui su Teleducato. E poi insomma parleremo anche di tanti altri argomenti del mercato che verrà, quello di giugno, anche perché, come ci riferirà, me lo ha detto proprio poco prima di andare in onda, come ci riferirà il nostro Enrico Boni, e l'abbiamo verificata, c'è una pazza idea che riguarda il prossimo giugno, ma poi ne parleremo. Intanto vado subito a salutare al desk, a fare da tramite con i tifosi a casa, con i tifosi collegati anche con i propri smartphone, con i propri tablet. Lorenzo Fava, ciao Lorenzo, ben ritrovato. Ben ritrovato Michele, ben ritrovati ai nostri amici da casa che ci staranno seguendo sicuramente anche via streaming. È possibile farlo sul sito di Teleducato Parma nella sezione streaming, diretta streaming, e poi per interagire con la nostra puntata, lo ricordiamo ancora una volta, anche se ormai i nostri telespettatori sono avvezzi a consultarci durante la puntata, basta interagire con noi con gli sms e le piattaforme social, vedete in sovraimpressione l'hashtag Calcio e Calcio, e poi c'è la pagina Facebook dove potrete commentare la diretta. Bene così Lorenzo, lo avete già visto inquadrato accanto al nostro Lorenzo Fava, c'è un personaggio che insomma i nostri fedelissimi telespettatori hanno imparato a conoscere, fa parte della squadra dei nostri opinionisti, lo trovate anche su stadiotardini.it, è uno degli autori del sito a tinte gialloblu. Lui è Mauro Moroni, detto Moroschi. Ciao Mauro, tifosissimo del Parma. Buonasera Michele, ben ritrovato, buonasera a tutti, Mauro. A casa. Grazie. Mauro, abbiamo tante cose da dire, anche qualche aneddoto che poi ci devi svelare nel corso della puntata. Mauro Moroni, tra l'altro vicinissimo ai giocatori, è uno stimolo per tutti i giocatori del Parma. Diamo il ben ritrovato sulle nostre frequenze al dottor Fabrizio Pallini, medico ovviamente molto noto, presidente dell'associazione I Nostri Borghi. Buonasera Pallini. Grazie, buonasera. A proposito di associazione I Nostri Borghi, poi ne parleremo prima del nostro dibattito, è scattata oggi ufficialmente la 13ª edizione della manifestazione Natale in vetrina crociata, manifestazione che insomma coinvolge tanti istituti scolastici,
tante realtà del volontariato del nostro territorio. Accanto a Fabrizio Pallini, stadiotardini.it, ilcolumnist.net, Luca Russo, buonasera Luca. Buonasera Michele, buonasera. Direttamente da Napoli, come è noto, è già stato ospite altre volte, Luca Russo risiede a Napoli di tanto in tanto, viene a vedere il Parma al Tardini e di tanto in tanto, quando può, compatibilmente con il proprio lavoro, si ferma anche il lunedì per essere presente nei nostri studi e ci fa particolarmente piacere. Buonasera. Visto anche il contributo che abitualmente offre al dibattito. Buonasera, ben ritrovato ad Enrico Boni. Enrico, buonasera. Io l'ho detto, buon Natale. Non so se definirla bomba, se definirlo una, io l'ho definito una pazza idea. È la Boni bomba natalizia. Buon Natale e felice anno nuovo a tutti, siamo già entrati in pieno clima natalizio. Il Parma sta preparando un regalo clamoroso per i suoi tifosi, però è un regalo che verrà scartato. Beh, ufficialmente. Non lo dici ora, scusa. No, no, ci mancherebbe. Guarda che cosa ho qua, una bottiglia di champagne di pregiatissima qualità. Noi stapperemo questa bottiglia e brinderemo a questo acquisto. Tenetevi forte sulla sedia, rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché in corso d'opera, in corso di puntata, la dirò. Angela, allora, scusami un attimo, sì. Sarebbe troppo semplice dirlo adesso, subito, eh no? I telespettatori devono rimanere, Enrico, lì però, con la lingua fuori alla Fantozzi. Ti avverto, tu questa cosa me l'hai detta mezz'ora prima di andare in onda, ho fatto un paio di telefonate, allora la voce in giro c'è, la voce in giro c'è. Però io non vorrei che fosse la voce modello Manuel Pera o Mifta. Le tue deduzioni, lascia stare Pera e Mifta, le tue deduzioni sono come le zecche, fastidiosissime. Questa è una pista su cui il Parma sta seriamente lavorando. Poi Angela, fammi indovino, ti farò ricco, ma è veramente una pista. Cioè, il Parma quest'altro anno, Angela, Enrico, niente, il Parma quest'altro anno deve fare una squadra all'altezza, deve rivoluzionarla tutta per vincere il campionato. Non fa, visto che riguarda l'attacco, non facciamo l'attacco con i Guazzo, con i Musetti e con i Longobardi. Sono stato chiaro, ci vuole un pezzo da 90, un pezzo di e neanche chi sono quei due là che dovevano arrivare? Sansovini e Sforzini. Ecco, l'hai detto tu, io non voglio neanche nominarli. Non facciamo la Serie C con questi. Enrico, tu hai detto non sono un indovino, va benissimo, non essere indovino, però insomma uno ogni 100 bisognerebbe prenderla. E pubblicità, restate con noi. Eccoci qua, di nuovo in diretta, calcio e calcio, tredicesima puntata stagionale. Prima di addentrarci nel nostro dibattito, un paio di notizie che riguardano delle iniziative che coinvolgono i tifosi. Intanto, oggi alle 18, in strada Garibaldi, nel cuore della città, nei locali del Parma Point della provincia, è stato inaugurato quello che è stato ribattezzato il Temporary Store natalizio del merchandising dei prodotti ufficiali del Parma Calcio 1913. Di che cosa si tratta in sostanza? Di uno spazio nel quale sono in vendita i prodotti ufficiali, le magliette, le tute, le divise, i vari prodotti di abbigliamento, oltre ai gadget, quindi la tazza, il portachiavi, la penna, con i loghi del Parma Calcio 1913, tutti prodotti ufficiali. Si tratta di uno spazio che è gestito dal centro di coordinamento Parma Club, aperto tutti i giorni fino al 24 dicembre, fino alla vigilia di Natale, con orario continuato, pensate, dalle 9.30 alle 19.30. Una bella opportunità anche per i regali natalizi, per qualche bella idea. C'è un'altra iniziativa che è stata inaugurata nella giornata di oggi e che riguarda l'Associazione I Nostri Borghi, rappresentata dal presidente qui presente Fabrizio Pallini, l'inaugurazione di Natale in vetrina crociata. Fabrizio, siete giunti alla tredicesima edizione, avete coinvolto insomma migliaia di alunni e di operatori del sociale in questi anni. Sì, direi di sì, abbiamo coinvolto un po' tutta la città, anche perché è un appuntamento ormai che è diventato quasi irrinunciabile. Non ci si dovrebbe lodare, però un pochino lo possiamo fare. Ovviamente riusciamo a coinvolgere le scuole, comunità di accoglienza, quindi anche tanti aspetti sociali, e ovviamente quest'anno non abbiamo saputo dire di no all'invito che fece Luca Carra
durante la presentazione di Parma dicendo che sperava che si continuasse questa iniziativa perché sicuramente è una di quelle più lodevoli per quanto riguarda il Parma. Quindi quest'anno diventerà Parma, o meglio, Natale in Vettina Crociata 1913, proprio a ricordo del nuovo logo, della nuova società, soprattutto perché vogliamo rispecchiare i valori che sono stati enunciati con la nuova società, quindi davvero le cose pulite, le cose sane e tutti i valori che davvero dovrebbero sottendere il calcio, che molte volte invece non viene fatto. Quindi questo è molto importante perché coinvolgiamo i bambini, i ragazzi, quindi il germoglio. Le modalità del concorso, sì, perché di concorso si tratta, sono arcinote, le abbiamo più volte illustrate anche nel corso dei nostri telegiornali, vengono allestite da parte di classi delle scuole parmigiane o di associazioni di volontariato delle vetrine di negozi partner dell'iniziativa nel centro della città, ma anche in altre zone, e poi insomma c'è una giuria, c'è un concorso, alla fine c'è una classifica con tanto di vincitori. Sì, quest'anno addirittura sono 5 i premi, perché saranno i coupon pubblicati sulla Gazzetta di Parma, ovviamente saranno votate dal pubblico le vetrine che vedranno, ma ci sarà anche un ulteriore concorso sia artistico, una giuria artistica, una giuria addirittura di poesia e prosa per quanto riguarda il Parma, con tre personaggi in vernacolo in particolare, quindi abbiamo avuto anche privilegiare questo. Quindi davvero abbiamo coinvolto tante situazioni, poi i vari giuri sono i giornalisti, so che anche ho pregato anche quest'anno come mass media, ti ho educato Angela, Enrico spero che partecipi anche quest'anno, quindi anche le giurie sono qualificate e ci fa piacere. Questi sono i nuovi soliti loghi, questa qui è il logo classico di Natale in Vettina Crociata. Poi, Fabrizio, poi ritorneremo poi nel finale della nostra trasmissione sulla manifestazione con ulteriori dettagli anche informativi e poi faremo vedere anche i loghi. Luca Russo, allora il 7 di gennaio termina il concorso. Dunque il concorso in realtà termina il 13 gennaio, cioè si può votare fino al 13 di gennaio, la giornata di Sant'Ilario. La premiazione come sempre alla Camera di Commercio con tutte le componenti, Parma Calcio e tutto quello che ha il circuito che abbiamo instaurato. Dobbiamo ancora metterci d'accordo per scegliere la giornata dove possano venire davvero tutti, quindi che sarà immagino il 15 o il 16. Luca Russo, a livello invece di premi ce n'è già uno puramente simbolico che il Parma ha messo insomma così tra virgolette in bacheca, anche se non conta nulla, però dal punto di vista morale è importantissimo, ed è il titolo di campione d'inverno. Parma in testa nel girone d'andata, Apolloni, giocatori, dirigenti continuano a ripetere attenzione, però non significa nulla, la vittoria finale ce la dovremo sudare. Io credo che ci sia però la consapevolezza da parte di tutti che il campionato sia già in tasca, sia in banca, sia più che al sicuro, o no? Banalmente è meglio stare 7 punti sopra la seconda che 7 punti sotto, quindi sì, il campionato sulla carta è aperto, però effettivamente il Parma anche contro le big di categoria comunque ha dominato, ha sofferto col Forlì a inizio campionato, ma con l'Alto Vicentino, col San Marino, col Delta Rovigo, tutte squadre battute dal Parma a casa o a domicilio, quindi il campionato apparentemente chiuso, a patto che si evitino i cali di tensione tipo quello di ieri con Ravenna, che mi ha fatto ricordare un po' il Milan-Liverpool. Però io dico una cosa, Enrico Boni, tu potrai eventualmente sbagliare una partita e ci sta, potrai avere un calo di forma che magari ti potrà portare ad un piccolo momento di difficoltà, però vorrebbe dire se il Parma perdesse questo tipo di vantaggio che ha sulla seconda, vorrebbe dire che proprio c'è la volontà di buttarlo via questo campionato, anche perché se nei campionati professionistici, se guardiamo in alto, una squadra forte non è automaticamente sinonimo di successo, di vittoria, perché ci sono tutta una serie di altre componenti e c'è una competizione molto più elevata. In Serie D, se tu hai una squadra forte, il campionato lo vinci, lo dimostrano anche i campionati scorsi, lo dimostra la storia di questa categoria. Ma ormai a presidiare l'isolotto piccolo in mezzo alla Parma è rimasto solo Apolloni, ultimo giapponese a negare questa evidenza. Enrico, però è giusto che l'allenatore dica no, guardate che finché non c'è la matematica, per favore non mi venite a fare dei discorsi, comprensibile. Io ieri durante l'intervallo, sai che abbiamo visto il primo tempo vicini, poi nel secondo mi sono allontanato perché ho preferito guardarmela da solo,
Anch'io. Io ieri sul 3-0 ho detto oggi Apolloni si sbilancia. Quando ha fatto il 3-2, quando la partita è finita sul 3-2, ho detto porca miseria, vedrai che non dice niente neanche oggi, perché ho detto 3-0, dai, lo dice, ormai l'abbiamo vinto. Stiamo, sì, scusami Enrico, ma tu puoi veramente pensare che Apolloni, pretendi che Apolloni vada in conferenza stampa e dica sì, vabbè, ma dalla prossima settimana giochiamo con la sigaretta in bocca perché tanto abbiamo già vinto il campionato? No. Lo possiamo dire noi in questo studio, possiamo dire che voglio dire che il Parma vinca il campionato è il minimo sindacale, però è giusto che gli addetti ai lavori... Ascolta Angela, cioè io non pretendo, ma esigerei un atteggiamento leggermente diverso. Apolloni è l'allenatore del Parma, non è un impiegato dell'Agenzia delle Entrate. E quindi, fatto questo accostamento, a un certo punto il popolo, il tifo, ha bisogno di questo. Caro Angela, ti ricordo che sono 17 quelle fin qui giocate in campionato e 21 quelle che mancano. Ma noi, e ci metto nel sacco tutto, poi noi inteso come calcio e calcio, oggi ci siamo, domani chissà. Il noi generico, ma che cosa gli diciamo alla gente? Ma che cosa gli diciamo ai tifosi? Ma i tifosi stessi di cosa parlano al bar alla mattina? Cioè, un pochino di pepe, una spruzzatina, una grattatina di parmigiano reggiano sui maccheroni, insomma, bisogna che la pietanza mangiabile. Scusami, da questo punto di vista vedi che ti contraddici, perché invece Apolloni, il messaggio di Apolloni è quello, guardate che nulla è scontato, e fa bene a dirlo. Cosa vuol dire non ascoltarti? Io non ti capisco più, ma ormai la nostra coppia è andata in crisi da tanto tempo. Io non ti capisco più. Cioè Apolloni dice nulla è scontato. Ma che cosa nulla è scontato? Che vinceremo il campionato con 28 punti di vantaggio sulla seconda? Dicembre, che è appena iniziato, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio. Ma cosa facciamo in questi 6 mesi? Per cui, fermo lì Angela, fermo lì che tu sei sempre pronto a farmi delle entrate, neanche tu fossi Lucarelli o Caccioli, ma io sono come pera, li salto, le tue entrate dure. Questo è lo champagnino. Lo champagnino che apriremo a fine gara. Quindi cominciamo a dare qualche indizio, perché il colpo di giugno non lo diciamo subito, lo diciamo in corso d'opera. Allora, giocatore maturo, molto maturo, ma giocatore che frequenta da sempre la Serie A. Poi ne parliamo. Questo è il primo indizio, poi vediamo se nei messaggi poi, che arrivano poi ne parliamo. Da Fama se qualcuno ci azzecca. Mauro Moroni, e poi andiamo anche dai tifosi con Lorenzo Fava prima di rientrare su Pallini. Tu sei uno di quelli che dice prudenza, oppure ormai allo stadio nelle prossime partite ci andrai, non so, con un libro, con un giornale, perché c'è il rischio noia anche. No, sono per la concretezza, in quanto le partite si vincono sul campo, una alla volta. C'è un buon margine di punti, c'è una squadra che si è fatta vedere che è la squadra più forte del campionato. Infatti qualche articolo fa scrissi come provocazione, scommettiamo chi arriva secondo? Poi se la strigano fra di loro chi arriverà secondo. È ovvio che la squadra, gli addetti ai lavori, i giocatori devono sempre stare sul pezzo. Poi il tifoso può sognare, può pensare quello che vuole, ma la squadra deve stare sul pezzo. Lorenzo Fava, come si stanno pronunciando sulla vittoria del titolo d'inverno, insomma sulle certezze che questo Parma ha sul campionato i nostri tifosi? Allora, innanzitutto Michele, ti devo anticipare che ci sono i tifosi c'è molta curiosità tra i tifosi riguardo il nome di questo attaccante che Enrico svelerà nella seconda parte di trasmissione, e Michele dice Luca Toni. Vediamo Enrico se ci ha preso. Vi posso anticipare che io a questa operazione sono assolutamente contrario, ma poi ne dibatteremo alla fine, ce ne saranno delle belle, perché è un'operazione folle.
Voi abbiamo a Michele, come si fa a essere d'accordo con Enrico? Andiamo ai messaggi seriamente, andiamo ai messaggi. Giovanni dice: ma come si fa a trattare giocatori che stanno onorando la maglia e che devono disputare ancora una ventina di partite come carta straccia, cestinandoli già ora con gesto stizzito delle mani? Non saranno da Lega Pro, non tutti, ma in Lega Pro devono portarci loro, non il saccente reggiano. Cordiali saluti, questo credo sia riferito a te Enrico. E poi ieri più che calo di tensione è stata l'assenza di Giorgino, il collante unico e insostituibile. Questo è il suggerimento che ci arriva da Ezio. Mentre il nostro amico Luca da Monfalcone ci segue tutte le settimane, lo salutiamo via streaming, ci segue e ci scrive un sms dicendoci: non farei eccessivi drammi per il secondo tempo di ieri, i due gol sono stati assolutamente casuali, anzi ce li siamo segnati noi. E poi ancora giusto due sms. Michele: Mauro, tifoso cremonese, vi seguo sempre con simpatia perché siete una trasmissione molto bella e spontanea. Volevo solo dirvi di non esaltarvi troppo con il papà di squadra che avete fatto. Essere in testa al campionato al minimo, anzi punti sulla seconda dovevano essere di più. Ci vediamo l'anno prossimo in Lega Pro. Evidentemente questo è un ultras grigio rosso. Ci fa piacere, ci seguono da Piacenza, ci seguono da Cremona, ci fa piacere questo grande interesse verso il Parma. Ci seguono poi anche da Vercelli, ma avrò modo di leggere questo sms nel corso della puntata. Ultimo sms e poi passo la palla a te. Caro Boni, al Parma lo sanno tutti benissimo che il campionato è già vinto, ma cosa vuoi che dicano? Che sono già in vacanza, aspettiamo l'anno prossimo? È normale, dai. Ma no, voglio che mettano un po' di pepe sulla pietanza, anche il primo intervento che abbiamo fatto. Allora, intanto io non accetto offese e discriminazione razziale nei miei confronti, quindi questo, precisiamolo per questo personaggio che ha chiamato. Uno dei difetti, dei pericoli per meglio dire, cui andremo incontro, Angela, è quello di affezionarsi ai giocatori, di fare magari come il bravo e buono Moroschi, cioè Lucarelli, cioè ragazzi, noi dobbiamo anteporre il bene del Parma a tutto. Purtroppo è una legge di natura, caro Moroschi, ma la natura, sai, Pallini lo può dire meglio di me, ha i suoi tempi, ha i suoi ritmi. Noi di questi giocatori, questi 26 giocatori che sono in rosa adesso, quando ne abbiamo confermati 6 o 7 per la citata legge di natura, cioè 6 su 26, sì, noi abbiamo fatto, Angela, una squadra fin troppo forte, perché la mia posizione è nota, io avrei privilegiato quest'anno la parmigianità, salvo poi cambiare, salvo non andare su, no, ci andavamo tranquillamente con molto meno. Mi ha fatto una squadra molto forte, chiarendo però che i protagonisti, vinto il campionato con la loro medaglia, abbiamo vinto il campionato col Parma, siamo stati i protagonisti di questa impresa, la vita va avanti, va in un'altra parte. Mi fai sentire Fabrizio Pallini cosa ne pensa, campionato già in tasca. Pallini, che la pensi, come me? Beh, lasciamolo dire a lui. Certo. Allora, se vado con raziocinio, direi che non ci sarebbe nessun problema. A parte che poi essere reggiani non è una discriminazione, ma può essere per qualcuno un vanto. Io sono, mi vanto. Andiamo avanti. No, nel senso che avrei preferito avere certamente un Piacenza, una reggiana, da poter avere anche un pochino più di Arlì all'interno del campionato. D'altronde Piacenza si è spostato con grande furbizia, ha cercato di farsi mettere un'altra parte, questa sapeva che il Parma era fortissimo. Però dicevo, se andiamo con raziocinio, il Parma non ha sicuramente rivali. L'unica cosa che posso dire in più, ecco, diciamo l'unico neo, se mi è consentito, perché vi ha trovato anche il neo, altrimenti, è che nonostante la grandissima superiorità che ha sempre dimostrato, qualche volta il calo di concentrazione o non so di cosa ha determinato dei momenti in cui era un Parma irriconoscibile, cioè sempre fortissimo, ma io di solito quando è fortissimo rimane fortissimo. Col Forlì, ad esempio, è un Parma che se non avessero espulso il giocatore l'avremmo sicuramente perso, bisogna essere sinceri. Con l'Imolese probabilmente anche. Quindi ci sono dei momenti, dico, mi raccomando, ripeto, il raziocinio ci dice no, non ne abbiamo per nessuno, però davvero non vorrei che qualcuno dicesse, è conclusa. Qualcuno ascoltasse Boni e dicesse... No, Boni ha ragione, perché lui va sulla fascia della razionalità, eccetera. Però un minimo di prudenza e soprattutto comprendere che comunque ci sono anche gli altri, anche se abbiamo già 7 punti, davvero, come dicevi tu, una giusta notazione.
In Serie A può succedere di tutto, in Serie D che succeda. Ripeto, a parte Forlì a parte, che mi ha veramente stupito. Ma in Serie D, ma non è per sminuire, no. Ci mancherebbe no, 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 il Parma, no. perché uno dovrebbe farlo. Però in Serie D, se allestisci una squadra, diciamo, forte, e hai alle spalle una società molto bene organizzata, in questo caso il Parma è un'organizzazione da Serie A, il campionato lo vinci in carrozza. E soprattutto con un organico di questo genere. Quindi un organico, abbiamo visto, Salvo, e anche lì però c'è da trarre un insegnamento. Perché la Coppa Italia, pur non valendo nulla, è quello che vuoi, però ha dimostrato che può succedere. Ma lì è la Coppa Italia, cioè una partita la puoi perdere. Ma un campionato con queste prerogative diventa difficile. Cioè ci vorrebbe proprio neanche dire, ma se poi viene a mancare Guazzo, no, perché viene a mancare Guazzo c'è quell'altro. Quindi... Adesso, tra l'altro, tra un pochino, a proposito di assenze che riguardano soprattutto l'attacco e di alcune riflessioni in corso in seno alla società, ne parleremo. Prima però... Ci vorrebbe un'epidemia però per riuscire a... Vorrei aprire un capitolo dedicato a due giovani giocatori che potrebbero essere molto utili il prossimo anno. Si tratta di due giocatori di qualità, Messina in gol ieri, difensore di fascia destra, prodotto del vivaio dell'Atalanta, giocatore abile soprattutto in fase propositiva, e l'altro è Simonetti, scuola Livorno, giocatore di grande intelligenza tattica, piedi buoni, titolare nelle ultime due partite dopo che prima, insomma, di spazio ne aveva trovato poco. Luca Russo, ti piacciono questi due giocatori e ritieni, come ad esempio il sottoscritto, che possano avere un futuro nel Parma il prossimo anno? Sì, dei due soprattutto mi ha colpito Messina ieri per l'impatto che ha avuto sulla partita, non soltanto per il gol, ma anche per il carattere mostrato, sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Ha giocato con una certa sicurezza. Pensare che non doveva giocare, esatto, sì. Perché nel riscaldamento ha avuto un problema fisico Benassi e lui, come dicevi bene tu, si è fatto trovare pronto anche psicologicamente. Non ha sofferto appunto l'impatto col match. L'anno prossimo sì, possono tornare utili, così come anche gli altri, perché diversamente da Boni, credo che una squadra che vince non debba essere stravolta. Se non altro per un fatto di amalgama, di chimica, va bene innestare qualche elemento di categoria superiore, diciamo con una cifra tecnica anche maggiore, però stravolgere, così come ha fatto il Carpi in Serie A, potrebbe esporci al rischio di prendere imbarcate l'anno prossimo. Mauro? Bene Messina, era partito bene in precampionato, se la giocava con Adorni, più o meno ha fatto un po' le stesse partite, molto bene ieri, anche se la casualità lo ha fatto entrare in campo, come diceva Luca. Molto bene Simonetti, l'avevo visto e l'avevo scritto in precampionato, l'avevo visto molto bene, chiaramente aveva davanti dei, fra virgolette, mostri sacri di esperienza, Giorgino e Corapi, quindi andarsi a trovare uno spazio non era facile, un po' le circostanze, un po' gli infortuni e soprattutto l'applicazione, il lavoro in allenamento, Doti gioca a testa alta, gioca da grande. Sì. Come al solito. Magari non sarà un titolare il prossimo anno, ma è un giocatore da tenere assolutamente in rosa. Ultima cosa, scusa, sulla rosa attuale sono d'accordo con Luca, non contro Enrico, perché ognuno chiaramente la pensa a modo proprio. Una decina di questi in organico come minimo restano in rosa. Poi che facciano i titolari o meno, questo. Però a livello di ambiente tu dici è bene. Ci sono dei giocatori che per la Serie C possono tranquillamente starci, a mio avviso. Allora, Lorenzo, vengo da te tra qualche istante per sapere su cosa di cosa ne pensano. Enrico, stai calmo. Ti agiti. Sentire certe cose. Adesso, Lorenzo, vengo da te, voglio sapere cosa ne pensano i tifosi su questo. Enrico Boni, Messina e Simone. Voi siete unici. Allora, primo, consentimi due minuti. Primo, non capivate. No, prenditene 12. Primo, grazie. 12. Primo, non capivate niente di Serie D e dopo cosa sono 3 mesi di campionato abbondanti ne capite ancora meno. È un complimento da te, arriva. Ne capite ancora meno. Ma ragazzi, ma finiamola di creare dei miti e delle illusioni, specialmente negli under. Non sono validi. E Saporetti. Messina e Simonetti. Ma Messina e Simonetti
sono, cioè, cosa ha fatto fino a qua Messina? Dico Messina perché è il nome che avete sulla bocca. Adesso, la prossima puntata, ne avrete un altro, tornerà Adorni, vi rincorrete sempre, e a questi ragazzi gli portate male, gli fate anche il male. Cioè, Messina ha fatto Enrico, un gol. Tu hai creato, il caso Barai, Barai stranamente ieri ha segnato. Ma cosa ci azzecca Barai con Messina? No, voglio dire, tu bocci dei calciatori che poi sistematicamente... Perché io ho bocciato... Sì, hai bocciato Guazzo, hai bocciato Barai. No, ferma, perché la bottiglia non va allo stappo, non la stappo perché te la rompo in testa. Cioè, io ho bocciato Barai, no, tu hai visto un altro film, Angela. Tu hai visto Enrico, tu bocci film. Dei giocatori che sistematicamente ti smentiscono però sul campo. Però non scadere nella falsità. Io ho bocciato Musetti, l'eroe, venuto qua l'eroe. Dove è finito? Vabbè. Guazzo! A Rovigo, Guazzo! Cosa ha fatto Guazzo a Rovigo? I tifosi là! Cioè, Guazzo! Guazzo! Cioè, adesso mi tirate fuori i ragazzi, Messina e Simonetti. Ma lasciateli tranquilli, ma lasciateli sereni. Questa regola degli under... È un obbrobrio, è una fetenzia, è una regola che si ritorce contro gli stessi giocatori. Perché è un 96, quindi 96 c'è ancora un anno di buono per giocare. Finito i loro tre anni, se sono così, o due o tre anni, a seconda di quando si inseriscono, non se li fuma più nessuno questi ragazzi. Cioè, secondo te Simonetti e Messina sono due giocatori senza futuro, da Serie D? Sono due giocatori normalissimi. Poi il futuro è nelle mani di Giove. Vedremo cosa succederà. Ma da qui a dire, come state dicendo voi, caro Russo, che Simonetti, due partite all'attivo, due siamo a Natale, e Messina, che giocava un po' lui e un po' Adorni, sono dei fenomeni. Enrico, non abbiamo detto che sono dei fenomeni. Tra virgolette, Angela, per piacere, la gente non è scema e capisce. Ce ne corre. Vi ripeto per la millesima volta, la Serie D è un conto. La differenza che c'è fra D e Lega Pro è enorme. La differenza che c'è fra Lega Pro e B è molto meno marcata. Basta che poi io debba sentire da Moroschi secondo me il contrario, rimangono 10 giocatori. Io a questo punto dico questo: cominciamo a fare la raccolta di firme, diciamo la raccolta di firme in contemporanea all'iniziativa di Pallini, perché quest'altro anno in Lega Pro io non vedo perché non possiamo tenere anche Lucarelli e Caccioli. Ovviamente la mia è un'affermazione ironica. Qui c'è chi lo pensa veramente! Facciamo così, Pallini, poi andiamo da Lorenzo Fava, poi insomma altre precisazioni, prima di tuffarci sul reparto offensivo. Io sinceramente devo dire che questa volta sposo la tesi di Enrico, nel senso che quest'altro anno la sensazione che per fare la Serie C, dico C per farci capire meglio, ci vorranno tanti soldini. E non Simonetti e Messina, per restare sull'argomento dei No, ma per adesso va benissimo, nel senso che sono due giovani promettenti, hanno dimostrato soprattutto Messina, mi è piaciuto molto. Però, ecco, tra il dire faremo una Serie C, cioè faremo una Serie C seria per andare ovviamente in proiezione Serie B, io ho la sensazione che davvero si debba trasformare completamente la squadra. Se vogliamo fare una squadra competitiva andremo in meridione con delle squadre, cioè c'è tutta una situazione completamente diversa. Quindi, per carità, se vogliamo fare un secondo anno per poi arrivare con tranquillità, la Serie C devi giocarla per vincerla, se vogliamo questo, io dico ci vogliono tanti soldi. La società deve davvero capire chi entrerà a far parte seriamente, perché la Serie D indubbiamente hanno fatto alcuni investimenti importanti, però la Serie C al giorno d'oggi sta diventando... Luca, e questo è quello... spendere per spendere non assicura il successo. Abbiamo casi di Cremonese e Benevento che per anni hanno investito in Serie C, rimanendo in Serie C. Tra l'altro, in più, non ho detto, io ho detto, bisogna spendere e non ti dà la garanzia.
Appunto, quindi il meglio secondo me è mantenere l'ossatura attuale, ma che è già amalgamata. Sì, ma c'è il rischio di non riuscire a fare il salto di categoria, capisci? Ma che riuscire a fare il salto di categoria? Ma neanche spendendo. Tu vuoi retrocedere, Russo? Ah, beh, vabbè, tu vuoi retrocedere? Cioè, ma tu vuoi retrocedere? Ma secondo te, a parte che loro non verrebbero mai, tieni Lucarelli, tieni Caccioli, tieni Longobardi, tieni Guazzo, tieni Musetti, in Serie C? In Serie C, ma vanno a Pomigliano, ammesso che non vada su quest'anno il Pomigliano. Sono difficile. Onesti mestieranti adesso nella Serie anche, D. Anche Lucarelli una vita in Serie A non è un onesto mestierante della D, ma stai scherzando. Ma anche, ascolta Angela, visto che mi hai provocato, Maccarone diceva sopra, Motemagno. Allora, ieri abbiamo avuto un alto esempio di che cosa significa professionalità e di che cosa significa Serie D. Il nome Riccardo Innocenti dice qualcosa alla tua testolina? Alla classe tua 74, centravanti classe del Ravenna. Classe 74, perché te l'ho detto io ieri. Il centravanti scritto del Ravenna. Classe 74, anni 41, 42 a fine stagione. 9 gol fino a questo momento, ruolo centravanti. Allora, questo signor Riccardo Innocenti di Alfonsine, provincia di Ravenna, io lo invito ufficialmente a venire a Parma perché con la collaborazione del dottor Pallini noi lo vivisezioniamo, perché è inutile che voi mi rompete le... Vabbè, cioè, Lucarelli, classe 1977, gioca in difesa. Questo gioca in attacco, quindi io lo voglio vivisezionare, perché questo è il tipico esempio di uno su mille ce la fa. Non è normale, perché a 41 anni, saranno 42, gli attaccanti non giocano neanche negli amatori. Allora, questo la dice allora, lunga, mi fermo, questo la dice mi lunga. Fermo un attimo, dice lunga sulla qualità della Serie D. Io vi ho proposto, fatto anche un mondiale comunque. Io vi ho proposto, un argomento, quello di Simonetti e Messina, ma ho visto che non è stato particolarmente apprezzato. Ragione per cui, dopo aver sentito Lorenzo Fava, andiamo sul discorso attacco. E poi vi spieghiamo subito perché. Lorenzo, qualche SMS? Sì, ho tanti SMS, facciamo una macedonia di SMS, sì, tra i vari argomenti. Sempre leggi quelli contrari a me. No, allora aspetta, cambio la mia partenza, Enrico. Boni, sei un mito, per i tifosi di Parma, biologico, non ci tradire, Tito da Parma. Ecco, visto, ti ho dato la pillolina. Devo dire, scusa Angela, devo dire che ho delle avance da una società qua vicina, e devo dirlo. No, dopo ci dirà anche qual è. Forza Parma, grande prova di forza del Parma. Ieri, peccato il secondo tempo un po' troppo rilassati, comunque sempre forza Parma, e questo era Riccardo da Vercelli. Zommers, Ricci, Simonetti, Saporetti, Giorgino, Corapi, Melandri, Baraglie, Longobardi, Lauria, Guazzo e Miglietta da confermare, firmato Ezzi con due i. E poi Simonetti, gran giocatore, piedi buoni, visione di gioco, altro che quel pensionato di Miglietta, un nostro amico anonimo. Simonetti e Messina vanno bene, ma non credo come titolari. E poi andiamo ancora con qualche altro SMS. Il bomber maturo per l'anno prossimo, ce l'avete lì, è lo stesso Boni, tesseriamolo adesso così si inserisce in squadra, ci vuole il suo tempo di inserirsi negli schemi del Parma, peraltro sempre uguali. Siete grandi, un saluto Davide da Fidenza. Non so Enrico se questo tifoso era forse ironico. E poi giocatori dilettanti non possono fare i professionisti, firmato Luca. Ultimo, Lucarelli si regge fisicamente, può fare tranquillamente altri 2 anni. Allora, Luca Russo, ci spostiamo in attacco. Nel titolo in alto della nostra grafica, che comparirà grazie a Gianmarco Borrini in regia tra qualche istante, Barai e Melandri non partono. Ecco, il titolo ci introduce qualche riflessione che deve essere fatta per quanto riguarda il reparto offensivo. Il fatto che Barai e Melandri ieri siano stati impiegati dal primo minuto, forse complice per certi versi anche l'infortunio a Guazzo, però significa che significa allontanare le voci di una possibile partenza sia dell'uno che dell'altro. Barai e Melandri resteranno sicuramente a Parma. Attenzione però, perché la società sta facendo in queste ore delle serie valutazioni in attesa anche di conoscere l'entità dell'infortunio muscolare di Matteo Guazzo, infortunio che non dovrebbe essere particolarmente grave. Diciamo così, in base ad alcune indiscrezioni che sono filtrate, massimo, male che vada,
Guasto dovrebbe tornare in campo per, dopo la sosta natalizia, per il 6 gennaio. La domanda però è questa: serve un altro attaccante oppure va bene così come siamo? Il campionato lo vinciamo lo stesso e il colpo lo si farà poi eventualmente a giugno? Penso che serva soltanto se viene preso in ottica futura, quindi in ottica Lega Pro. Prendere un attaccante per quest'anno onestamente penso che sia inutile, perché comunque i prossimi impegni ci permettono di aspettare sia Guazzo che poi Longobardi. Perché ho letto, ti faccio questa domanda perché qualche tifoso ma anche qualche commentatore dice, beh, insomma, Longobardi dovrebbe rientrare intorno alla fine di febbraio. Sono stati dati negli ultimi giorni dei tempi un pochino più ottimistici, però credo che il Longobardi al top sarà a disposizione non prima della fine di febbraio. Guazzo ha già avuto qualche problemino fisico, adesso sabato si è fatto male, potrebbe saltare qualche partita, potrebbe insomma essere un pochino a rischio. Musetti ha già avuto diversi problemi fisici, magari non dà le garanzie al 100% di tenuta. Forse sarebbe meglio cautelarsi e stare sicuri andando a prendere un altro attaccante. Io non sono d'accordo. Secondo me Il campionato lo si vince rimanendo così. Secondo me no, perché il calendario ci pone davanti Bellaria, San Maurese, Alto Villafranca, poi l'Arzignano Chiampo, quindi quattro partite che ci possono permettere di attendere, con pazienza, 4-5 partite, sì. Piuttosto che il mercato di gennaio, ripeto, lo farei in ottica futura, quindi anticipando eventualmente anche le rivali dell'anno prossimo, quindi prendere giocatori pronti già per l'anno prossimo. Pallini? Io assolutamente non prenderei nessun attaccante, nel senso che se non vinciamo con questi, ripeto, non è come quando ne hai due che se succede qualcosa, cioè abbiamo visto che c'è un turnover talmente importante, talmente forte, che io farei più per un portiere, per dire, perché questo Sommer è straordinario, ma sai, non so, dove succede qualcosa al portiere, allora sì che lì c'è un problema, ma qui insomma sinceramente abbiamo delle qualità tali per cui non mi sarei neanche... Si può attendere tranquillamente il ritorno di Longobardi. Sì, ti dirò di più che quasi quasi su alcune cessioni non sarei stato neanche completamente contrario se ci fosse stato davvero un rientro economico serio, perché abbiamo un personaggio che davvero potrebbe diventare, intendiamoci, sempre che la mente lo mantenga, e perché sai che a volte... Chiabarai. Sì, men sano in corpore sano, quindi ci vuole anche... Anzi, mi meraviglio che sia qui, quindi probabilmente qualche problemino ci deve essere, cioè la spriglia che deve diventare la spriglia, però sai, purtroppo... Enrico, però lasciamo da parte un attimo Barai, che al Parma rimane al 100% e a questo punto credo che interessi poco. La domanda è un'altra, sulla quale però porre l'accento... È giusto intervenire con un altro attaccante, sì o no? Sì, è giusto intervenire con un attaccante che sia possibilmente biologico a chilometri zero. Spera. E che vada a rimpolpare una rosa che in attacco non sono parole mie, ma sono parole di Apolloni, perché che lo dico una volta, due volte, tre volte, quattro volte, più che altrettanti indizi costituiscono una prova. E quindi se Apolloni, buon'ultima ieri, dice siamo vigili, in attacco, dobbiamo valutare le condizioni, eccetera, eccetera. No, Apolloni dice la verità. Apolloni dice Apolloni. Stiamo valutando, non no, ha chiesto, no, no, Enrico, Angela, non ha chiesto un Angela, attaccante. Tu eri già al bar, quando parlava Apolloni, no, tu eri già al Enrico, bar. Enrico, Apolloni okay, ha detto, un conto è dire... Stiamo valutando, spiegaci, restiamo vigili, e un conto è dire voglio un attaccante. Tu stai travisando completamente il suo pensiero. Io non sto travisando un bel nulla. Apolloni, il suo discorso, poi se vuoi che ti venga a dire il nome e il cognome è un'altra storia. Apolloni vuole un attaccante, punto Angela, punto. Inutile che me la mescoli, che me la vedi, che me la vedi. Apolloni è vigile perché Guazzo è fermo ai box, soltanto per questo motivo. Se Apolloni è vigile, io sono un commissario allora. Anche perché Apolloni gioca con solo attaccante. Apolloni vuole un attaccante e chiedo a Pallini. Il problema muscolare di Guazzo è successo sabato. Oggi è lunedì. Dottor Pallini, quanto tempo ci vuole per fare una diagnosi e stilare una prognosi? Mi dica.
Dipende quanto, se mi chiedi il tempo che ci vorrà della ripresa. No, il tempo per dire a questo e ha una prognosi. Beh, di a volte, però, a volte Pallini, correggimi se sbaglio, prima di effettuare degli esami diagnostici bisogna aspettare qualche giorno, magari a volte capita perché il muscolo deve riacquisire una certa... Io lo chiedo a Pallini e rispondo a Angella. Poi sono io quello che si sovrappone agli altri. Che al giorno d'oggi è abbastanza veloce fare una prognosi su un infortunio, anche se comunque bisogna attendere un po' perché verificare se c'è davvero un versamento, non un versamento, c'è una lesione, c'è una lesione. Però sinceramente sono veloci. Comunque, non ci vuole molto tempo per fare. Toglietevi dalla testa che un attaccante arriva. Se non si chiama Mifta, si chiamerà Rossi, si chiamerà Verdi, si chiamerà Gialli. Ma è un attaccante, sarà un attaccante di profilo medio. Per la categoria, per arrivare alla fine. Con quali caratteristiche fisiche anche? Con quali caratteristiche fisiche? Alto, biondo e con gli occhi azzurri. Sì. Cioè, ma ascolta un attimo, ma cosa vuoi che me ne freghi delle caratteristiche fisiche? I piccoli, i medi, chi gioca a destra, chi gioca a sinistra. Un attaccante che qualche golletto lo faccia e che alla bisogna sia disponibile. Perché io, e lo ripeto, il campionato lo vinciamo se vado in campo. E allora anch'io. Enrico, cosa serve un attaccante? Ma serve! Ma l'allenatore non può sbaraccare. Enrico, non riesco a farmi capire. Enrico, guarda, ci sarebbe da abbandonare lo studio. Tale è il livello della tua contraddizione. Cioè, tu dici, il campionato lo abbiamo già vinto. E poi dopo dici, serve un attaccante per finire il campionato. Angela, no, decidi. No, decidi. Non c'è assolutamente incoerenza. Non c'è assolutamente incoerenza e lo sa la gente che ci sta guardando. Allora, il problema è che i nostri avversari sono scarsi e senza riferimento al giocatore che io gli ho fatti i complimenti ieri, proprio gli ho sorriso, gli ho fatti i pubblici complimenti, ma se giochi con una squadra che ha un centravanti di 41 anni, santa Madonna, che problema puoi avere? Questo non vuol dire che il Parma deve essere serio, concentrato e sul pezzo fino all'ultimo momento. Non mi risulta che Apolloni abbia programmato una settimana bianca per i calciatori. Poi ci ferma il campionato, una settimana bianca e mangiate il panettone. Io vi giuro che rinuncio a capirlo e ad interpretarlo. Attenti alle uscite, perché non è ancora finito, non sono ancora finito. Mauro, serve, la domanda è questa, la giro anche a te, serve un altro attaccante, sì o no? A mio avviso no, perché abbiamo Musetti, Baraje, Melandri, Lauria, Guazzo. E l'ultimo Guazzo lasciamo stare un attimo che è infortunato. Abbiamo la batteria dei piccoletti, a parte che Musetti non è piccoletto. E quindi per me adesso non serve, per vincere il campionato che sulla carta è già vinto. Secondo, faccio un attimo un passo indietro, nei giovani, a parte i due citati ieri che hanno ben giocato, io metterei e non dimenticherei Ricci già pronto per qualcosa in più e Saporetti. Lorenzo. Qualche sms, ma prima parto da un commento social che si arriva su Twitter. Luca Fano, l'hashtag calcio e calcio, commenta così: campionato ben indirizzato ma non ancora vinto. Spero che la bomba di la bomba sia il ritorno di Cassano. Forza Enrico. Qualche sms, una punta io la prenderei. Longobardi, non si sa se ritornerà nelle condizioni di inizio stagione. Musetti si è già fermato 3 volte in stagione. Guazzo ha i muscoli di cristallo. Io non mi fido, Mifta andrebbe benissimo. Se l'infortunio di Guazzo dovesse essere serio, un attaccante va preso al 100%. Non so chi, ma uno che costi poco e faccia qualche gol. E infine, non si potranno far male tutti, restiamo così, siamo più che coperti. Il campionato lo vinciamo lo stesso, anche se gioca il centravanti degli allievi. Luca ci manda un sms e dice: parlavo con un mio amico ieri allo stadio riguardo dell'attaccante che ci deve trascinare in Serie A. E l'uomo ha un profilo tipo il Gila. Insomma, vabbè, sono dei sogni abbastanza... Allora, diamo un indizio così. Gio milita in una squadra del nord che non è giovanissimo. Enrico, andiamo dopo la pubblicità. No, ma do gli indizi perché la gente lo gode. Certo che non dico il nome. Milita in una squadra del nord e la trattativa la sta conducendo personalmente il vicepresidente Marco Ferrari. Luca Russo,
Ammesso che si vada su un attaccante, tu facevi la domanda prima a Boni ed è una domanda pertinente, che caratteristiche però deve avere? Allora te la faccio io. Alla Toni, alla Mandžukić, per capirci. Alto, possente fisicamente, perché il Parma gioca comunque con 3-3 quartisti. Uno bravo eventualmente nel fare da sponda. Anche la sponda, nel colpire anche la palla di testa al centro dell'area, quindi serve un attaccante forte fisicamente. Ammesso, anzi dirò di più, secondo me questo Parma attaccante di categoria, di categoria, sì, di categoria, forte fisicamente, ma secondo me questo Parma può permettersi per quattro partite di giocare anche senza attaccante. Allora noi invece non possiamo permetterci di restare senza il saluto degli amici della WeatherTech Europe, i partner della nostra trasmissione. Mi risulta, Enrico, che tra l'altro ci siano tantissime richieste in questo periodo natalizio. Tu sei andato a trovare gli amici della WeatherTech nei giorni scorsi? Io vado sempre nel confessionale della WeatherTech e espongo i miei peccati a Paolo Brighenti, e decisamente questo matrimonio teleducato WeatherTech sta producendo frutti copiosi. Allora facciamo così, WeatherTech poi di nuovo qua in studio e poi insomma dopo la prossima pausa pubblicitaria sveleremo il nome di questo sogno, di questa pazza idea del Parma per il prossimo giugno. Restate con noi, WeatherTech. Oggi posso godermi la mia auto senza più preoccupazioni. Posso vivere ogni attimo, ogni mia passione, senza dover scegliere tra la cura dell'auto e il divertimento. Perché si sa, l'estetica del proprio veicolo è importante, come è importante mantenere gli interni sempre in ottimo stato. Ecco perché la mia vita è cambiata da quando ho scoperto WeatherTech, l'innovazione nella protezione dell'abitacolo e del bagagliaio. WeatherTech è design a vassoio realizzato sulla conformazione di ogni modello specifico di auto. Uno scudo per acqua, neve, fango, sabbia, spuntino dei ragazzi o zampata del cane. Grazie a WeatherTech, nulla può rovinare gli interni della mia auto e il piacere della mia libertà. Cosa aspetti allora? Vai su www.weathertecheurope.com e trova l'accessorio perfetto o visita il Factory Store di Via Caduti del Lavoro 25 a Boggolese di Sorbolo, Parma. WeatherTech, protezione totale per la mia auto. Prima della pubblicità, parola a Lorenzo Fave e anche a Mauro Moroni, che vedevo durante lo spot della WeatherTech mi agitava una mano, poi adesso vengo anche da te, allora, Mauro. Michele, Lorenzo. La Boni Bomba sta creando scompiglio tra i nostri telespettatori, perché c'è chi chiede se è vero il nome che fra poco Enrico svelerà, e c'è anche chi dà dei consigli per gli acquisti. Ad esempio Davide Di Minichino sulla pagina Facebook, Enrico chiede se il nome sarà Toni o Gilardino, invece Pasquale della Valle, scusate, commenta su Facebook con il nome di Di Natale, magari un suo auspicio. E poi per i tifosi un sogno, Genius Regolatezza, Lega Pro assicurata, l'indimenticato Marquez, firmato Anna. E poi un altro sms, serve un attaccante, Musette più rotto che sano, Guazzo ha problemi, Longobardi è un lungo De Gente. E poi c'è una domanda per te, ma te la girerò, Michele, dopo la pubblicità. E chiudiamo invece facciamo così, no, vediamo se riusciamo subito a rispondere subito. Domanda per Angela, a parte i giocatori capaci, non le sembra che gli schemi in attacco siano un po' scontati, Maurizio? Firmato Maurizio, ovviamente. Posso dire che gli schemi in attacco di Gigi Apolloni li voglio valutare, diciamo, in un fronte un pochino più impegnativo come quello del prossimo anno. Io credo che ora, che quest'anno, pur avendo Apolloni tanti meriti, però il suo lavoro possa essere valutato solo in minima parte, perché insomma credo che questo Parma sia molto molto facile da guidare. Detto questo, però, Apolloni sta facendo comunque un ottimo lavoro. C'ho un messaggio finale per chiudere questa raffica. Ho guardato la trasmissione sul Piacenza fino adesso. Appena finito ho girato su di voi, anche se rivali. Sarò monotono, ma siete grandi come una squadra forte, avete un grande staff e competente. Un saluto ad Angela, bravo a dare i tempi e come conduzione. E poi un saluto al grande Enrico Boni. Firmato Davide da Piacenza. Non l'ho inventato, è un messaggio che ci è arrivato veramente adesso. Ringraziamo Davide. A noi non piace insomma parlarci addosso, però ringraziamo molto Davide, soprattutto in questo momento ci fa particolarmente piacere. Mauro, siamo a 5 secondi dalla pubblicità. Le ultime tre partite noi abbiamo giocato con le batterie dei piccoletti,
Le ultime tre partite, Corapi sulla tre quarti, che produce tanti di quei varchi, di quelle palle gol, ci va lui stesso al gol. Quindi il discorso di prima del centravanti va bene così. Lo mettiamo sì, in archivio. Colgo l'occasione per salutare la signora Giovanna, che casualmente è la responsabile commerciale della WeatherTech. È una signora graziosissima, bionda, che ho incontrato alla fermata dell'autobus. E visto Parma che... Parma è piccola. Moroni non ce la racconta giusta. Assolutamente no. Pubblicità, conosce tutti, è veramente un personaggio che sarebbe in grado di interloquire anche con le statue. Pubblicità, tra poco parleremo del mercato del Parma con attenzione anche al prossimo junior. State con noi. Di nuovo in diretta calcio e calcio, saremo in diretta naturalmente anche giovedì alle ore 21, quando punteremo i riflettori, tra le altre cose, oltre che sul mercato, anche sul settore giovanile del Parma, con un ospite speciale. Lorenzo Fava, voce ancora ai nostri telespettatori, SMS, social network, Facebook, Twitter. Sì Michele, allora dai social e dagli SMS io noto che i nostri telespettatori ci stanno veramente credendo a questa cosa che dirà tra poco Enrico, e stanno mettendo i nomi, veramente tutti i nomi pensabili. C'è un toto nomi, sì assolutamente. Gianluca Robuschi ci ha inviato adesso un SMS, un commento, un messaggio in posta privata su Facebook, e dice: sono Gianluca da Parma, vorrei dire che io so chi è e secondo me è Pellissier. Che ne dici Boni? Buona serata. E poi arriva anche da Alfredo questo suggerimento. Alfredo ci manda un SMS dicendo: è Pellissier. Oppure un telespettatore anonimo dice: Boni, non sarà mica Belfodil, Tony o Pabon. E poi concludo con due SMS. Comunque Tony o Sergio Pellissier, di Natale mi sembra impossibile. E invece Claudio da Parma, ricordando un corretto che si fa di solito allo stadio, dice: tanto già lo so che l'anno prossimo Guazzo non lo vedrò. Claudio da Parma. Anche la rima. Enrico Boni. Ci credono, questa Enrico, cosa. Ci mancherebbe, mai venduto buffalo. C'è una voce, un'indiscrezione che è emersa negli ultimi giorni. Allora, il nome che tu stai per fare è un nome che è effettivamente nell'agenda della dirigenza del Parma. Io sinceramente però auspico che questo tipo di operazione non venga assolutamente presa in considerazione, rimanga sull'agenda, perché secondo me non sarebbe adatta al tipo di progetto, né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista ad esempio economico. Vuoi parlarne però, sì, Enrico? Sì, doverosa questa precisazione, mi fa molto piacere, perché così rafforza ancora di più il mio convincimento. Abbiamo circa 20 minuti, voglio che chi sta guardando la trasmissione si scateni sul nome che sto per dire. Allora, a me fa piacere che tu sia contrario a questa operazione, peccato che il Parma la sta pensando diversamente, io la sto valutando positivissimamente. Si tratta, ancora pochi secondi di pazienza, di un giocatore che a Parma conoscono bene, di un bomber conclamato e di un bomber che io in passato ci ho azzeccato due volte, perché state tutti zitti, Angela, non voglio sentire fiatare una mosca. La prima volta, quando un anno prima ho detto verrà questo giocatore, mi avete preso tutti in giro. La seconda volta mi avete oltraggiato, non c'è due senza tre. Signori, direttamente da Torino, dove sta facendo la panchina in Serie A, il nome a giugno è Amaury. Allora, ecco lì anche la nostra grafica indica pazza idea Mauri per giugno, non è d'accordo Mauro Moroni? Pazza idea di fare il bomber con noi, Moroni, cartellino rosso. Moroni è un artista davanti a cartellino rosso per allora, Enrico Mauri. Allora, classe 1980, scadenza a giugno del contratto con il Torino, va via sicuramente, ma probabilmente va già via a gennaio. Se va via a gennaio dal Torino, a noi non ci importa nulla, perché va a concludere comunque la stagione da un'altra parte. Ma con i 36 anni compiuti, Amaury vuole fare un'ultima scommessa. Tu sai che io sono intimo come Amaury, Angela. Se non lo sai, te lo dico io adesso. Vuole fare un'ultima scommessa con se stesso. Allora, ci sono le sirene tentatrici del Brasile. E cosa ci va a fare?
con la famiglia, la moglie, i figli vanno in Brasile. Lasciamo perdere, fantasia. L'Inghilterra, peggio ancora, vado in Inghilterra, ma per piacere, ma in Inghilterra i figli, la moglie, fa freddo, sono tristi gli inglesi così. Amaury, giocatore integro fisicamente, noi abbiamo bisogno di trovare e possibilmente tenere per 2 anni, perché lui ci è rimasto 1 anno solo e mezzo, un altro Cassano, cioè noi dobbiamo avere un uomo, rappresentativo, non fare gesti, stai zitto, ti ho detto, noi dobbiamo avere un uomo rappresentativo, un bomber, uno che gli avversari prendano solo, sì, prendano paura solo a vederlo, e questa persona corrisponde in tutto e per tutto a Amaury. Enrico, a Parma lui vuole adesso, vincere adesso, scusa, adesso 2 anni Serie A, adesso, e poi se, se posso ti spiego, e perché ti spiego perché sono contrario. Intanto credo che Amaury abbia dei parametri economici assolutamente fuori portata, a meno che non decida di venire a concludere qui la carriera e lo faccia in maniera del tutto amichevole. Ma poi la vera ragione la vuoi sapere, Enrico, e chiedo opinione anche a Luca Russo, a Pallini, a Mauro Moroni, al pubblico a casa. Amaury a me sembra un ex giocatore, cioè Amaury sono 2 anni che a Torino non si muove, e allora fare la Serie C non significa fare il torneo dei bar d'estate, fare la Serie C significa fare un campionato molto duro dal punto di vista agonistico. Se proprio ti devo fare un nome, allora ti dico, farò inorridire qualcuno, tu per primo, io ad Amaury preferisco un giocatore alla Felice Evacuo, giocatore esperto, giocatore di categoria che la Serie C l'ha già vinta 4 volte in carriera, 2 con la carica di capocannoniere, piuttosto Angela, che Amaury. Mi duole offenderti, ma visto che lo fanno tante volte con me, lo faccio anch'io con te, ma tornate alla Spezia, tornate alla Spezia. Noi dobbiamo fare una campagna abbonamenti faraonica per il prossimo anno, che con questo spezzatino, che c'è questa schifezza che ci è stata imposta dalla Lega, noi giocheremo al sabato alle 2, o al sabato alle 3, o al sabato alle 6, o il venerdì alle 9, o la domenica mezzogiorno e mezza, che non si sa quando si gioca, la gente non è incentivata a fare gli abbonamenti. Comunque, questo non c'entra niente. Noi abbiamo bisogno di un pezzo da 90, di un uomo che conosca già la piazza. Cioè, noi ci muoviamo adesso per prendere Felice Evacuo, Angela, e rispondo anche per i problemi degli ingaggi. Ah no, perché tu i 2 soldi meritati che chiederà Amaury, l'ingaggio meritato che chiederà Amaury, perché noi dobbiamo andare in Serie B e prendere i contributi. 36 anni è un 80. Noi, è un 80, avrà 36 anni. Ripeti. Noi invece li potevamo spendere, se era per te e per gli amici tuoi che non sono qui presenti, quindi non li cito neanche, li dovevamo spendere per Sforzini. Li dovevamo spendere, ma stiamo scherzando. Sforzini di anni ne ha 31. Io spero che Fava venga inondato, 31 via tua nipote, non Sforzini. Allora io spero che venga inondato di messaggi. Allora, Amaury, me li fai un uomo che ha fatto benissimo. Enrico, scusa, ti blocco. Sentiamo anche gli altri. Luca Russo, Pallini. Come l'ha definito? Bomber Amaury? 18 gol in 65 presenze al Parma, è un bomber. Amaury è un bomber, in 2 anni al Parma 18 Russo, reti. Io a Palermo nella sua migliore stagione 23 gol Russo, in 52 presenze. Amaury è un bomber. Non mi sporco l'ungola per controbattere a queste argomentazioni. A noi serve un bomber. Capziose. Evacuo segna, segnava sì, e segna Evacuo. Amaury non segna più e non ha mai segnato Amaury tanti gol. È già lì, la famiglia ha detto sì. Il procuratore, sai chi è il procuratore. Enrico, fermati lì. Russo. È Russo il procuratore di Amaury? Non credo proprio. Magari. È Palmisano. Palmisano ha detto sì. La famiglia ha detto sì. Amaury dirà sì anche lui. Non adesso. Ma Amaury non è un bomber. Enrico, perché... scusa, vogliamo dare l'opportunità anche agli altri di esprimere la propria opinione? Non è un bomber Amaury. È uno che segna poco, ha sempre segnato poco e sempre segnerà poco. Oltretutto, è l'espressione del vecchio Parma. Quindi sarebbe una scelta, per così dire, poco biologica, sia dal punto di vista economico e anche etico. Pallini, magari uno dal punto di vista tecnico potrebbe dire: prendiamo un Amaury per fargli fare l'ultimo quarto d'ora, gli ultimi 20 minuti alla Sivori, all'Altafini. Un giocatore che comunque ha carisma, un giocatore che in area si sa muovere, verrebbe magari con un ingaggio tra virgolette amichevole,
qualcuno potrebbe fare questo tipo di valutazione, che non mi trova comunque d'accordo. Sì, mi hai letto un po' nella mente, nel senso che io a suo tempo, visto che c'era qualcuno che sosteneva il contrario, già per quello lo avrei sostenuto. È una battuta così, chi ha orecchie per intendere intenda. Però devo dire che tecnicamente un giocatore come Amauri, la Mauri che abbiamo visto in alcuni momenti, non la Mauri della Fiorentina perché altrimenti lo lasciamo lì, ma la Mauri che abbiamo visto qua, tenendo conto che siamo in Serie C, quindi non è che stiamo andando a fare dei discorsi strani, accettando in un certo modo, con le convinzioni, con la voglia di essere l'ultima spiaggia per dimostrare che l'hanno messo lì nell'angolino e l'hanno dimenticato, giocando un tot di tempo, non certamente i 90 minuti, a mio avviso ci potrebbe anche stare. Poi ripeto, qui sono scelte un po' particolari perché poi si è azzeccata. C'è qualche rischio dal punto di vista fisico, lui con quella massa muscolare, eccetera, potrebbe andare incontro anche a qualche problema. Però attenzione, Miccoli è tornato a Lecce e tutti pensavano che Miccoli trascinasse, riportasse il Lecce in Serie B, così non è stato. No, è attenzione, operazioni di questo tipo. Il Miccoli di Palermo non era male. Allora, Lorenzo, poi Mauro Moroni. Allora, qualche sms, Michele, perché questa bomba insomma ha suscitato l'interesse da parte dei nostri telespettatori. Sono Lara da Fornovo, ti prego, leggi, Lorenzo, a Mauri tutta la vita, con tantissimi punti esclamativi, Enrico. Però c'è anche chi non è d'accordo, a Mauro e Boni insieme a farsi dei mojito. Penso e spero che la società non acquisti le figurine, ci scrive un altro telespettatore, mentre Michela dice nessun traditore può tornare a Parma. E poi, se mi dite che torna il grande Ama, metto già lì i soldi per l'abbonamento del prossimo anno. Oh Boni, andiamo a fare la Lega Pro, mica il torneo dei bar. A Mauri non si muove più. Mi fermo qua un attimo, poi magari ti leggo qualcosina Mauri dopo. Mauri non si muove più, da Torino, nel senso, sul campo. Da Torino credo che lo muoveranno già a gennaio. Ah, specifico Michele una cosa, dico anch'io la mia su Mauri, che avevo apprezzato tantissimo, soprattutto nello spezzone di stagione in cui era arrivato per la prima volta, o meglio, sarebbe Enrico la quarta volta che torna Mauri a Parma, perché c'era già stato nel 2001, quando non aveva mai giocato. Poi nel 2011 invece l'ho apprezzato tantissimo, aveva fatto 7 gol in 11 partite, aveva fatto anche un gol in rovesciata con la Fiorentina, ha fatto un paio di gol in rovesciata, Lorenzo, gran giocatore. Lorenzo, e poi, la tua opinione però, al di là del passato e del guardare indietro, ti affascina l'idea a Mauri il prossimo anno per la Lega Pro? Ecco, in Lega Pro credo che possa assolutamente dire ancora la sua, visto che in Serie A non sta più trovando spazio, quest'anno solo una presenza a Torino. Io credo che in Lega Pro anche una Mauri part-time, a mezzo servizio, possa consentire a Parma di fare il salto di qualità. Mi pare che tu abbia letto un sms e faceva riferimento a Toni, a Di Natale. A Toni e Di Natale, insomma. Sì. Ecco, però non facciamoci ingannare, se guardiamo il Toni pre-infortunio, il Di Natale della scorsa stagione, sì, erano giocatori che giocavano titolarissimi e che avevano dimostrato una integrità e una condizione fisica eccellente. A Mauri, purtroppo, se al Torino fa panchina, non la fa perché Ventura, che è un bravissimo allenatore, è impazzito, la fa perché Ventura si è reso conto che ormai non ne ha più. Su questo sono d'accordo con te, Michele. Tra l'altro credo anch'io che Di Natale sia decisamente in fase calante della sua carriera. Toni fino all'anno scorso comunque sembrava ancora un giovincello. Ma uno di 36 anni, santa madonna Fava, basta con queste frasi fatte, vado a parlare col rettore dell'università dove studi. Ma uno di 36 anni, è chiaro che è in fase calante della carriera, ovvio, però, va a giocare in Serie C, Però non è mai stato in C, allora. Lascia stare, è una comunicazione di servizio. Ricorderete tutti che c'era una coppia cinematografica di grandissimo successo fino a qualche anno fa, formata da Christian De Sica e Boldi, Massimo Boldi. Cosa ci azzecca, dirà Angella? Lo anticipo subito. Io e Angella da oggi facciamo come De Sica e Boldi. Basta, ci scindiamo. È impossibile andare avanti così. Con uno che mi viene a dire, perché ti faccio proprio il capo preciso di imputazione, sordido e mellifluo come sei, no, però a Mauri potrebbe venire a fare l'altafini, eccetera, eccetera. Sì, viene a Mauri a fare l'altafini. Comincia Longobardi, Guazzo, Musetti e poi negli ultimi minuti mettiamo dentro
scusa, Mauri. Basta, Angela, scusa, basta, vai. Scusami, vai dove devi andare, scusa, tu e ti mando. Scusami un attimo, perché tu, oltre a volere a Mauri, lo vorresti anche titolare. No, fammi capire. Non scherziamo, perché fammi capire. La televisione è uno strumento pericoloso. Ci potrebbe essere molto gente pericoloso, che pensa molto che pericoloso. A Mauri viene, verrà, arriverà con un contratto biennale, farà la C e la B. Poi ai 38 anni, dopo aver vinto la C e probabilmente anche la B, si vedrà. Io dico, al di là delle simpatie personali, al di là che a Torino faccia la panchina, tu guarda solo le richieste che ha dal Brasile e dalla Premier League. Io dico, se discutiamo a Mauri, chiudiamo su a Parma, dove non ha fatto bene, ha fatto benissimo. Noi abbiamo bisogno di un giocatore del genere. Io già sogno alla notte. Enrico, scusami, però allora andiamo a prendere Adriano. Dammi la due, Jim, guarda cosa faccio. Tic, tac. Mauro Moroni. Aspetta! Tic, tac, toc, tum. Sai cosa sono i tum? Tic, toc, tac, tum. Questi sono i gol. Tre gol fatti dalla coppia a Mauri Baraje. Oh, che lavoro, che lavoro. E poi compra anche Pera. Mauro Moroni, ti affascina questa? L'idea meravigliosa di Enrico è sempre una pazza idea, perché ci sono dei motivi economici, ci sono dei motivi di età, quindi di carta d'identità. Sarebbe affascinante per la Serie C, non il nome, il giocatore. È uno che si sbatte, che dà tutto. No, ma usiamo, c'è un tempo che si chiama imperfetto. Si sbatteva. Ma finitela. Penso che un ritorno sarebbe come un Lucarelli, un trascinatore, però è una pazza idea. Posso aggiungere? È una pazza idea. Valutiamo le varie cose. Pallini. Io dico, la Mauri che abbiamo visto in certi momenti, sinceramente lo firmo subito. La Mauri che ho visto a Firenze non lo prenderei neanche se me lo regalano. Allora io dico, se io vedo a Mauri con quell'ottica, allora ci può stare davvero, nel senso... Ma non possiamo, no, non lo possiamo, so, infatti, fare le squadre, no, con però, il torcicollo, no, no, guardando, no, sta facendo un'ipotesi, nel senso che se lo vediamo in quell'ottica lì ci starebbe. È ovvio, bisogna valutare quanto sia cambiato in due anni. È vero che quest'anno si è riposato, quindi dei grandi sforzi... ma perdi ritmo però. No, certo. Valutare quale potrebbe essere il suo impegno, valutare anche proprio a livello medico, entrare anche in quell'ottica e valutare davvero se fisicamente riesce. Dopodiché c'è un altro punto che dobbiamo prendere in considerazione, che potrebbe essere un po' ma un contro. Se tu prendi Amauri, però, è ovvio che devi fare una squadra per Amauri, perché è uno che di testa sicuramente in Serie C di colte ne fa, ma devi mettere nelle condizioni di giocare come vuole lui. Però c'è un rischio. Forse voi state sottovalutando la Lega Pro e la Serie C. No. Cioè, non è in Serie D. In Serie D Amauri fa 30 gol, fa la differenza. In Lega Pro, Ma secondo te Amauri lo proponiamo in Serie D? Angela, finiscila. Noi in Serie D, per finire il campionato, Apolloni vuole un giocatore, gli prendiamo Innocenti, che va benissimo per finire la Serie D e per dare lustro alla sua carriera. No, Enrico, sto dicendo, non hai capito, non ho parlato di Amauri adesso, ho detto se tu avessi preso Amauri lo scorso giugno e lo avessi portato in Serie D, io credo che tecnicamente e fisicamente l'avrebbe potuta reggere. Ma adesso, il prossimo anno, una Lega Pro è secondo me, Costituzione della Repubblica Italiana punisce la blasfemia, e tu sei blasfemo. Cioè, noi prendiamo a Mauri in corso di contratto che scade a giugno 2016, lo prendiamo nel 2015 per fargli fare la Serie D. Dai Angela, che grasso che cola quello di Amauri. Ma io voglio capire, ma dalla tua testolina, ma fallo tu un nome di uno che infiammi la gente. È vacuo. Attaccante di categoria. Ma lascia perdere, ma non farmi parlare. Enrico, è vacuo, ha vinto 4 campionati di Serie E vorrei ricordare a Pallini, velocissimo, che Firenze è stata molto prima di Parma, quindi il giocatore a Parma è integro fisicamente, è motivato, è voglioso, è sano come un pesce.
Non aggiungo altro. Infatti io ti ho detto, non la Mauri con le motivazioni di Firenze. Appunto. Ci vorrebbe una Mauri con le motivazioni. Poi siamo in pubblicità. Sì, sì, per completare soltanto quello che volevo dire prima, poi mi ha interrotto Enrico, appunto che io a Mauri, tu mi avevi chiesto, Michele, come lo vedo dal punto di vista tecnico, al di là di quello che è stato il passato. Io a Mauri in Serie C lo vedo molto bene. Chi è che contesta Mauri in Lega Pro, soprattutto nella Lega Pro, nella Lega Pro nel girone A, quello del Nord, che secondo me è anche abbastanza scarso. Cioè, è chiaro che però, come diceva Fabrizio e mi ha anticipato, per Amauri bisogna costruire, per avere Amauri titolare o part-time, bisogna costruirgli una squadra a sua immagine e somiglianza, quindi con degli esterni che mettono in mezzo tantissimi cross. E Amauri sono sicuro che in Lega Pro, anche con la pancia che non ha, fa 30 gol, ne sono sicuro. Comunque, finisco questo mio intervento con due SMS, o meglio, anzi, con un commento che arriva dai social e ce lo scrive su Facebook tramite posta Luca Gallani. A Mauri? No, grazie. Allora, piuttosto facciamo tornare Mauri e Cerri. E poi ci fa... Chi? Mauri e Cerri, complimenti. Sì, facciamo tornare Cerri! Enrico, però, fammi concludere. Però c'è tutto lo spazio che vuoi, dai, su. E allora te lo dice anche Marco Zambonini su Twitter, che dice all'hashtag calcio e calcio, e se fosse Cerri in Liga Pro sarebbe titolare e potrebbe portarci in alto. Questo è Marco Zambonini che appunto commenta il nostro hashtag calcio e calcio e dice anche Guazzo non si tocca. Invece Luca Gallani diceva piuttosto che a Mauri facciamo tornare Mauri e Cerri e aggiunge controllate lo champagne di Boni. Ovviamente si trattava anche in questo caso di una battuta, perché non è ipotizzabile che né Mauri né Cerri, ovviamente, ma si possono dire in tanti modi, Enrico, le cose. No, non è una battuta quella. No, si possono dire in tanti modi, poi se me le fai dire così andiamo in pubblicità. Io credo che non siano assolutamente proponibili. Per quanto riguarda Mauri, sottolineo anche a questo aspetto, Luca Russo, poi veramente diamo la parola ai nostri sponsor. Credo che una mossa di questo tipo sarebbe in controtendenza, come diceva anche Fabrizio Pallini, con una nuova visione societaria. Esatto. Sì, sono d'accordo. A Mauri è il vecchio, onestamente, è il vecchio. Guardiamo avanti, andiamo oltre. Oltretutto aggiungo che i campioni fanno la differenza in Serie A, Serie B e Lega Pro. A Mauri non è un campione, non è mai stato un campione. Pubblicità, a tra poco. Eccoci qua, di nuovo in diretta, puntata che si è scaldata e animata con l'indiscrezione, il rumor, la voce che è stata lanciata dal nostro Enrico Boni, quella relativa ad una pazza idea a Mauri per il prossimo giugno. Staremo ovviamente a vedere, certo è che è un giocatore il cui nome è sull'agenda dei dirigenti del Parma. Credo tutto sommato che sarà una strada molto molto in salita per questo tipo di operazione. Siamo arrivati fuori tempo massimo, prima però di salutarci e di congedarci ricordando i nostri abituali appuntamenti, vi ricordo, a proposito di appuntamenti, è stato inaugurato quest'oggi alle 18 in strada Garibaldi al Parma Point della provincia il temporary store natalizio del Parma Calcio 1913, uno spazio nel quale è possibile acquistare tutti i prodotti ufficiali a livello sia di abbigliamento che di gadget della società crociata. Spazio aperto fino al 24 dicembre tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 grazie alla collaborazione, all'attivismo anche dei membri del centro di coordinamento Parma Club. Fabrizio Pallini, invece, oggi è scattata l'iniziativa del Natale in vetrina crociata. Sì, e che porterà, spero tantissimi, il 15 o il 16 di gennaio, tantissimi ragazzi, bambini all'interno della sala di commercio, la Camera di Commercio, dove davvero bisognerebbe essere presenti per capire cosa vuol dire il tifo, cosa vuol dire la genuinità, cosa vuol dire cominciare a fare un imprinting sul Parma Calcio, sulle bandierine crociate che vengono sventolate, che davvero ti danno il senso di cosa dovrebbe essere il calcio moderno a tutti i livelli. Quindi è un'iniziativa che vogliamo fare, speriamo che le bandierine poi arrivino, che il Parma si ricordi di noi, perché davvero vedere i bambini che sventolano queste bandiere con dei valori tra l'altro importanti, davvero... È l'inizio, si respira un clima nuovo in città, Sì, infatti... È l'inizio veramente di una riradicalizzazione
del Parma, dei colori crociati. Sì, io dico che c'è davvero questo intento, questa volontà, poi che ci si riesca non lo so. Noi ci mettiamo, l'abbiamo sempre fatto anche nel momento in cui effettivamente di radicalizzazione se ne parlava poco, comunque era una cosa vista in un certo modo, con dei personaggi che hanno dimostrato quello che hanno fatto. Invece in questo caso mi pare che tornare tradizione, al volo della storia e riportarlo in modernità, vedo che ci stiamo andando vicino. Quindi spero che davvero si concretizzino tutte le cose che sono state promesse e le realtà, perché davvero il tifo ha bisogno di questi valori che noi abbiamo sempre portato avanti, e speriamo che la società nuova, Parma 1913, quindi già te la dice lunga, possa riportare tutti quei valori che davvero ti stringono con affetto, con amore, proprio reale, vero, in uno sport che se no diventa un pochino... Luca Russo, piccola curiosità, il clima è molto cambiato, ti ricordi cosa succedeva il 7 dicembre dello scorso anno? Il 7 dicembre dello scorso anno? Era una domenica, si giocava Parma-Lazio, prima di Parma-Lazio emerse così una notizia, proprio un anno fa, Parma venduto a un gruppo russo cipriota. Poi qualche giorno dopo avremo appreso che si trattava della Dastraso Holding e avremo capito anche bene l'entità e la natura di certi personaggi. Però insomma sembrava che veramente ci potesse essere un futuro radioso. La svolta con un futuro radioso, ci furono titoloni anche su grandi quotidiani, in realtà poi capimmo ben presto di che lana andavano vestiti questi personaggi. Però è vero che siamo scesi nei bassi fondi del calcio, però il clima è assolutamente cambiato ed è un clima di rinnovato entusiasmo. Sì, è vero, a volte fare un reset è meglio che andare avanti zoppicando. Il reset ti consente di ripartire in tutto e per tutto. Proprio. Bella questa frase di Luca Russo. Siamo arrivati alla conclusione di questa 13ª puntata di Calcio e Calcio. Ringrazio Fabrizio Pallini, complimenti per questa iniziativa, grazie. Targata Associazione I Nostri Borghi. Sì. Tutte le informazioni su internet, sul sito stesso dell'Associazione I Nostri Borghi, oltre che su quello del Parma. Grazie a Luca Russo, buon ritorno a Napoli. Grazie. Ti riaspettiamo. Buonasera, grazie ad Enrico Boni, che ritroveremo giovedì alle 21 con Calcio e Calcio Più. Grazie soprattutto per le notizie che ti porto, perché questa di Amauri è una notizia esplosiva. Il modo migliore per stappare lo champagne a Natale. La mettiamo insieme a quelle di Macheda e di El Shaarawy. Grazie a Mauro Moroni. Grazie Michele. Lista dei saluti. Volevo cogliere l'occasione per salutare la tifoseria del Circolo Castelletto. Oltre 100 appassionati tifosi ultras di tutte le età e sessi, capitanati da quel quasi novantenne di Sergio Greci, che è indemoniato, un arzillo ancora ballerino, tifoso del Parma. Ci stanno guardando. Ci stanno guardando, sicuramente ci stanno guardando. Abbiamo dei tifosi a casa. E poi la signora Carla, la rossa, che è l'operatrice responsabile del maxi schermo, nonché dei palinsesti, della programmazione delle partite del Parma e della Serie A, ovviamente. Insomma, sono dei centri che pulsano, oltre tifosi, che passione, anche aggregazione. È una roccaforte di tifosi importante. Lorenzo, c'è tempo per due SMS? Sì, io invece ti saluto con proprio due commenti che arrivano dai nostri amici da casa. Uno lo scrive il nostro collega, amico Cristiano Antonino, sulla pagina Facebook di Teleducato. Riassumo un attimo il commento perché è un pochino lungo. A proposito di valori, lui dice: nessuno tocchi questo spogliatoio, stanno vincendo facendo reinnamorare Parma del calcio e rimanendo belle persone. Giocassero male capirei la critica, io voglio gente così in maglia crociata. E invece Paolo da Viadana dice: vedendo il livello dei giocatori della Regia di quest'anno, purtroppo, penso che la rosa del Parma 1913 sia quasi completa per un campionato di Lega Pro. Non è tifoso del Parma. Non è tifoso del Parma, Viadana credo che sia della Reggiana. Infatti dice grazie, purtroppo. Grazie a Lorenzo Fava. Grazie a voi. Ci ritroveremo buonanotte. Lunedì prossimo. È tutto, grazie a Gianmarco Borrini che ha capitanato le operazioni dalla regia. Buonanotte, arrivederci.